svolta epocale per il prossimo campionato di eccellenza, per il torneo 24-25, la morte del giovane calciatore del 26enne Mattia Gianni, che accusò un malore mentre stava disputando una partita del campionato di eccellenza in casa della Lanciotto con il suo Castelfranco Fiorentino, ha destato molta preoccupazione nei vari comitati regionali e dunque senza medico o ambulanza in campo le partite non inizieranno. L'arbitro, una volta constatato la non presenza dei requisiti proposti, non farà disputare l'incontro e ci sarà per la squadra di casa la sconfitta a tavolino. Una novità sostanziale perché finora il regolamento prevedeva una multa in caso di assenza in ambulanza o del medico, ma la partita si giocava ugualmente. Abbiamo ascoltato il parere del direttore generale della Virtus Avellino Santo Stefano, Nino Cucinillo, che si trova favorevole e che ricorda uno spiacevole episodio durante la gara tra Irpini e la Scafatese. Si rischia perché, ti dico la verità, ci vorrebbero tutte le società comunque con senno e capire che i controlli iniziali, i controlli durante l'anno vanno fatti per il bene di tutti. A volte si cerca di andare oltre, di non capire che dietro una visita medica iniziale si possono scoprire tante cose che uno in quel momento non è a conoscenza. Quest'anno l'abbiamo vissuta addirittura da vicino, una tragedia che non è diventata tale solo per la presenza dell'ambulanza e dei medici della misericordia, altrimenti avremmo commentato altro. Contro la Scafatese il loro portiere ebbe uno scontro di gioco fortuito con il nostro centravanti Cozzolino e la tragedia, ti ripeto, non è diventata tale solo per la fortuna di aver avuto l'ambulanza e persone competenti in zona che hanno fatto il loro dovere intervenendo tempestivamente e facendo sì che il ragazzo poi dopo un ricovero, dopo 2 mesi di infortunio, ha ripreso a giocare. D'accordo sulla prossima decisione anche il DS del Solù, Framarco Iovino. Ma i rischi ci sono in ogni attività sportiva, ci sono dei rischi. È chiaro che basti guardare anche a categorie superiori a sport e a tutti gli altri sport, non solamente il calcio. È chiaro che è compito nostro e di tutti gli organi che governano le varie federazioni sportive far sì che i rischi vengano minimizzati e chiaramente la scelta di obbligare le società ad avere l'ambulanza o il medico sul campo è uno di questi fattori che può sicuramente ridurre un rischio di tragedie come quella capitata non molto tempo fa, insomma.